Si può creare una mobilità alternativa sul Garda? Era l'interrogativo proposto dal convegno organizzato quest'oggi da Garda Trentino SPA e dall'azienda Trasporti Verona al Palacongressi di Riva del Garda. Il convegno ha confermato l'importanza di lavorare in sinergia in un settore strategico. Obiettivo? Qualità dei servizi e nuove opportunità in un mercato turistico altamente competitivo. Introdotto dal presidente di Garda Trentino SPA, Marco Benedetti, il confronto tra le posizioni dei diversi operatori e soggetti interessati al tema ha suscitato un dibattito appassionato al quale Mauro Gilmozzi, assessore Infrastrutture e Ambiente Provincia di Trento, ha dato nelle conclusioni un indirizzo chiaro e a breve termine. Sentiamo le interviste raccolte oggi. È il lago di Garda che è delicato di suo, voglio dire, perché ambientalmente è collocato geograficamente, come tutti sappiamo, in un incastonamento tra montagne e quindi naturalmente la viabilità da questo punto di vista deve essere speciale, deve avere qualche caratteristica che probabilmente non possiamo esportare da qualche altro territorio. Non si parlerà solo di mobilità, perché nel tempo, voglio dire, il fatto di avere una politica unitaria non solo appunto nella mobilità, ma anche su altri temi, è stata perseguita negli anni anche dalle tre regioni che naturalmente formano un confine amministrativo che non aiuta a questo e che ci pone spesso e volentieri anche qualche problemino. Accanto a questo le istituzioni del Garda, che sono nate nei vari anni, nei vari decenni, ad iniziare dalla comunità del Garda, che non ha mai o non è mai stata sposata dai comuni rivieraschi o dalle province o dalle regioni come un ente giuridico che abbia amministrativamente delle competenze, potrebbe essere un rilancio su questi temi, come lo è stato per il turismo, come lo è stato per altri temi o sulla propensione al fatto di avere un sistema di depurazione delle acque buono o di rigenerazione delle acque sul nostro territorio. La Navigarda, che è una società che ormai è ministeriale e che naturalmente vive su una concessione che è degli anni 40 e che andrebbe probabilmente anche lì un po' rivista e modernizzata. Le strade, che è stato fatto naturalmente quello che si è potuto, vista la configurazione geografica, la ciclabilità, insomma l'impulso della bicicletta in questi ultimi anni è stato notevole e oggi naturalmente è un gap che dobbiamo colmare in tempi brevi. Quindi, agire su questi temi, voglio dire, per una qualità sicuramente dell'ospite, ma che va a beneficio anche dei nostri cittadini, io penso che sia una riflessione che oggi l'azienda dei trasporti veneti ci pone come discussione e su questo dovremmo tentare di arrivare a fare un sunto su quelle che possono essere le priorità. Sì. Noi cerchiamo di portare le nostre migliori pratiche per stimolare, come dire, tutti i portatori di interessi legittimi a fare la propria parte. Noi sappiamo, l'abbiamo visto con i numeri che abbiamo illustrato prima, che con un servizio di trasporto pubblico efficace, ed efficiente e confortevole, i passeggeri, come dire, aumentano in maniera molto importante. E, è chiaro che l'efficacia e l'efficienza è tanto più alta quanto aumenta l'integrazione e la sinergia tra tutti gli operatori. Chiaramente ci sono degli enti decisori che dovranno, come dire, fare le scelte, tra virgolette, politiche. Noi vogliamo stimolare appunto questa continua crescita di una mobilità alternativa alle vetture, anche perché i dati ormai, insomma, sono evidenti. Il traffico veicolare, come dire, rischia di soffocare una perla come il lago di Garda e credo che tutti siamo stimolati a dover intervenire in qualche maniera a fare la nostra parte. Abbiamo un'altissima percentuale, 60-70% di turisti che vengono dal nord Europa e conosciamo i numeri del trasporto pubblico dei paesi del nord Europa e quindi va da sé. È chiaro che non si può ipotizzare che un turista si compri 27 biglietti di diversi operatori, non si può ipotizzare che un turista aspetti i mezzi per ore, quindi
se noi riusciamo ad integrare l'offerta dei servizi, sono assolutamente certo che i risultati non potranno fare altro che migliorare. Tutti gli accordi che abbiamo messo in piedi con la rete degli operatori, sia del turismo, come dire, avvocati, ma sia anche con gli albergatori, con i campeggiatori, con i parchi, insomma con tutti i soggetti attrattori di turisti, ci ha consentito veramente di migliorare anche questo aspetto. Ma diciamo che i temi sono due: uno è gli accessi al Lago di Garda, ed è questa dimensione che ha a che fare con ferrovie, con aeroporti, con autostrade. E l'altra è la dimensione che ha a che vedere sul come ci si muove all'interno del Lago di Garda. E qui la risposta, mi pare di sentire anche dagli altri interventi, va proprio nel senso di dire: potenziamo il trasporto pubblico locale, pur se integrato evidentemente. Quindi si parla di corriere, si parla di messa in rete del sistema di trasporto pubblico che già oggi c'è e che andrebbe potenziato, e dall'altra si parla di Navigarda, si parla di navigazione, che dovrebbe avere questo stesso obiettivo, quindi fare in modo che le politiche anche culturali che si faranno su questo territorio portino un po' alla volta, una volta arrivati qui, a vivere la vacanza o anche il semplice abitare, lasciando un po' di più la macchina a casa e utilizzando un po' di più il mezzo pubblico. Quindi non si tratta del o, ma et, cioè entrambe le cose, cercando di spingere proprio culturalmente perché la seconda prenda sempre più piede, come accade nei paesi del nord Europa, che evidentemente sono gli ospiti per noi più appetibili e che ci interessa evidentemente anche raggiungere, e rispetto ai quali essere attrattivi. Stiamo lavorando insieme anche alle altre regioni proprio per realizzare una grande ciclabile del Garda, come dimensione con la quale non solo raggiungere l'obiettivo di far circolare con le biciclette le persone che qui vivono e soggiornano, ma anche di fare un po' di prodotto turistico assolutamente interessante.